Ben ritrovati! Oggi presentiamo l'analisi della griglia di Hartmann e quella di Curry, che sono entrambe a struttura rettangolare ma con dimensioni differenti. I nodi di Hartmann sono leggermente più ravvicinati rispetto a quelli di Curry. Come vediamo, abbiamo segnato con dischetti di legno quelli di Hartmann e con cerchietti in verde quelli di Curry, per evidenziare a colpo d'occhio lo sfasamento nella distanza tra questi. Molti confondono nella rilevazione l'energia prodotta dagli uni e dagli altri. Abbiamo ora rimosso le forme che avevamo costruito per disattivare la griglia, per qualche momento, in modo da permetterci di mostrarvi come si rilevano i nodi di Hartmann. L'intensità è piuttosto consistente e si evidenzia anche dalla velocità con cui le bacchette si chiudono. Ora li disattiviamo, riposizionando le forme specifiche, e notiamo come questi non si rilevano più. Vediamo come invece i nodi di Curry restano attivi. E si misurano con meno intensità con le bacchette, che si chiudono più lentamente. Inoltre notiamo come siano leggermente più distanziati rispetto a quelli di Hartmann. Mostriamo la misura delle distanze esatte. I nodi di Hartmann sono disposti a struttura rettangolare. Si trovano a 230 cm in un verso e a 190 cm nell'altro. I nodi di Curry, invece, sono disposti a 280 cm in un verso e 230 centimetri nell'altro. Quindi si tratta di due strutture rettangolari che di tanto in tanto, nello sfasamento tra loro, a causa delle differenti posizioni, si riavvicinano quasi su una stessa linea. I nodi di Curry, a differenza di quelli di Hartmann, non emettono flussi nocivi alla natura, quindi né all'uomo né alle piante. Vi invitiamo a verificare di persona le posizioni e quindi le distanze tra i nodi di Curry secondo le indicazioni che vi abbiamo mostrato. Restate con noi e condividete!